un esempio di coesione e di sinergia di tutto il tessuto imprenditoriale giovanile napoletano e anche dei giovani professionisti che quest'anno sono stati fondamentali nello svolgersi dell'evento. Un ringraziamento, permettetemi, a Gianluigi Barbato che ha sofferto le pene per questa organizzazione e volevo fare un piccolo excursus. Castel Sant'Elmo non ha soltanto un significato simbolico in quanto una delle più grandi attrazioni di Napoli, ma è un luogo di Napoli che da inizio 300 ad oggi ha visto le evoluzioni della città, da punto di ritrovo del re a difesa del territorio con gli aragonesi, adesso a cuore della solidarietà di Napoli.